L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, sulla proposta di aggiornamento del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, PNIEC. Ringrazio Luigi Di Marco, membro della Segreteria Generale dell'ASVIS. Non le nascondo, dottor Di Marco, che io aspettavo Giovannini, adesso ho visto lei e sono rimasto un po' così, però va Mi benissimo, va spiace. benissimo. No, era una battuta per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo la parola per, diciamo, il suo intervento. Dottor Di Marco, a lei la parola, a lei il microfono, prego. Perfetto. Mi conferma 10 minuti? Perfetto. Sì, assolutamente. Se riesce a fare un pochettino meno, se ci sono poi magari delle domande, così facciamo domanda e replica. A lei. D'accordo. Dunque, punto 1, livello d'ambizione del PNIEC. Il PNIEC riteniamo che debba essere aggiornato seguendo le raccomandazioni specifiche della Commissione europea che sono state pubblicate il 18 dicembre 2023, considerando inoltre che la messa in pratica di anche adeguamenti al rialzo degli stessi livelli di ambizione del pacchetto Fit for 55, in linea con quanto il nostro governo ha espresso con gli impegni assunti alla COP28 di Dubai, quindi triplicare la capacità di energia rinnovabile e raddoppiare il tasso medio annuo di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030. Il punto 2, la traiettoria di puntare a realizzare un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 20-30, come già indicato dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione Europea il 16 ottobre 2023 e articolato dalla Commissione Europea più di recente nello scenario decarbonizzazione al 2040 nella comunicazione del 6 febbraio 2024. Da non tralasciare il principio di coerenza con la tutela dell'interesse delle future generazioni che abbiamo introdotto con la modifica del febbraio 2022 dell'articolo 9 della Costituzione, di riflesso a quanto poi incide sull'articolo 41 della stessa Costituzione. Punto 2. Considerare la transizione energetica un investimento e non una spesa, ricordando che i costi dell'inazione sono più alti dei costi dell'azione. Questo è un inciso che abbiamo già assunto con le nostre istituzioni europee, ma anche in sede di G20, che è un inciso che è mutato dall'evidenza scientifica. Per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, ogni anno è stato stimato che dobbiamo realizzare investimenti addizionali per almeno 620 miliardi di euro all'anno nei 27 paesi dell'UE. Questo è il dato più recente che troviamo nella relazione di previsione strategica della Commissione europea del 6 giugno 2023, e oltre investire di più, ma oltre a decarbonizzare le spese già incluse nei nostri PIL nazionali. La prospettiva dunque è quella di una ricchezza aggiuntiva per il paese che si crea con il lavoro prestato nel perseguimento degli obiettivi di transizione, scongiurando allo stesso tempo il rischio di una decrescita economica non felice in caso di non azione o azione non adeguata. Anche questo è indicato in più studi, IPCC, IEA, IRENA, stessa Commissione europea negli scenari 2040 e prima. Le competenze devono divenire il vettore per accelerare i processi e alzare il livello d'ambizione, dunque investire nelle competenze di visione, di capacità progettuale, di gestione e messa in opera è in priorità rispetto a ogni altro investimento. Nel contesto, il PNIEC deve anche contribuire a colmare il gap nazionale in innovazione e ricerca, che oltre agli aspetti tecnologici deve contemplare anche la componente, quella umana, comportamentale, quella sociale. Nel rispetto del principio di transizione giusta va considerato investimento anche ogni spesa sociale di supporto economico diretto e indiretto al sistema produttivo nazionale di accompagnamento alla transizione. Terzo punto, ecco, la valorizzazione delle opportunità specifiche per l'Italia in particolare, ma anche in generale. Per l'Italia specificamente rispetto all'Unione Europea, che ci dà gli indirizzi, è valorizzare quelli che sono i vantaggi intrinsechi della nostra condizione geografica nazionale. Ad esempio, noi abbiamo un dato che ci ha offerto anche, ci ha messo in evidenza il piano transizione ecologica del 2022, che
a parità di investimento, occupazione di spazio e potenza installata, il fotovoltaico in Italia produce il 30-40% in più rispetto alla media dell'UE. I climi invernali più miti rendono la decarbonizzazione del patrimonio edilizio meno tecnicamente difficoltosa e meno costosa rispetto alla media dell'Europa. L'ampio sviluppo lineare delle aree costiere offre maggiori potenzialità per la produzione di energia offshore. Questi sono tutti dei vantaggi che noi dobbiamo considerare nel momento in cui ci poniamo in riferimento agli obiettivi europei. Punto altro fondamentale, l'ottimizzazione dei potenziali effetti distributivi della ricchezza che determinate dalle soluzioni tecnologiche, misure fiscali e di sostegno pubblico che possono essere messe in atto. Considerando gli effetti sulla povertà energetica che devono essere prospettati in termini non di aggravio ma di sollevamento, questo inclusi che andranno inclusi nel quadro del piano sociale per il clima. Considerare gli impatti sociali per valutare l'effettiva neutralità tecnologica nelle scelte, oltre chiaramente al principio noto come do not significant harm. Va affrontato il tema della vulnerabilità geopolitica della dipendenza dalle importazioni, non solo dell'energia, ma delle materie prime e delle tecnologie necessarie alla transizione, considerando, scusate, le opportunità della legge europea per l'industria net zero, unitamente a un quadro rafforzato di azioni per l'economia circolare che quantifichi anche per l'economia circolare degli obiettivi contributi alla decarbonizzazione, considerando anche il nuovo quadro di monitoraggio per l'economia circolare che la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 15 maggio 2023, quindi considerando proprio il contributo dell'economia circolare alla decarbonizzazione. È necessario che il PNIEC tracci obiettivi e percorsi per un piano industriale nazionale che dovrà accompagnare lo stesso PNIEC, valutando le opportunità, rischi, misure di sostegno anche attraverso l'incentivazione fiscale. Il punto centrale è anche quello della partecipazione della governance. Chiediamo che sia avviato il dialogo multilivello sul clima e sull'energia, secondo quanto già previsto nella legge europea per il clima, e che il PNIEC ne parli anche nell'ottica della legge europea per il clima, scusatemi, della legge nazionale per il clima che ASVIS ha promosso e su cui questo governo sta muovendo alcune azioni su cui voglio dire riconosciamo l'importanza. Dobbiamo ecco anche considerare questi strumenti partecipativi, altri ne sono previsti, per esempio, anche nel PNAC, nel Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Valutiamo l'opportunità che questi strumenti partecipativi siano unificati, evitando inutili e onerose duplicazioni. Ultimo punto, la visione sistemica e la coerenza delle politiche. Ecco, chiediamo che il PNIEC sia integrato in quei processi che la nuova strategia nazionale di sviluppo sostenibile ha previsto con il piano d'azione nazionale per la Policy Coherence for Sustainable Development, cioè il PAMP-CSD, che il PNIEC sia reso motore della stessa strategia nazionale di sviluppo sostenibile, diventi parte integrante quindi dei processi di monitoraggio e revisione della stessa strategia nazionale di sviluppo sostenibile e integrarsi in quest'ottica con il piano d'accelerazione trasformativa per gli SDGs che il nostro governo si è impegnato ad adottare a settembre 2023 in sede di Assemblea Generale dell'ONU. Non so se abbiamo ancora un margine per una domanda, comunque Dottor De Marco, io sono. è stato puntualissimo e ha rispettato benissimo i termini. Io sto controllando se c'è qualcuno che vuole fare una domanda sia in presenza che da remoto, ma non mi sembra. Quindi
Quindi a questo punto la ringraziamo per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione. Grazie, dottore. Grazie Grazie davvero. a voi. Grazie, buon pomeriggio.